Ciao a tutti da Domenico, benvenuti o bentornati in questo nuovo video, direttamente dalla mia camera. Giorni fa un mio amico mi chiama e mi dice: Nico, ho acquistato una nuova moto, che vuoi fare? Vuoi provarla? Ovviamente, che fai, te ne privi? La mia risposta è stata sì, anche perché ho acquistato una moto sulla carta molto molto interessante e secondo me alquanto ignorante e teppistica. Di cosa stiamo parlando? Anche se la vedete qui alle mie spalle, KTM 690 SMC R, l'incarnazione del supermotard stradale. Tra l'altro KTM la definisce una supermotard raffinata, ma allo stesso tempo, come ho detto, teppistica. Sarà realmente così? Io sono stracurioso di provarla e tra poco lo scopriremo insieme. Ovviamente prima di addentrarci nel video e di farvela vedere nel dettaglio, vi ricordo di iscrivervi al canale perché tantissimi di voi visualizzano ma ancora non sono iscritti, quindi ragazzi mi raccomando, l'iscrizione è gratuita, così mi aiutate a crescere sempre di più come canale e stiamo arrivando alla fatidica cifra dei 1000 iscritti. Io non posso far altro che ringraziarvi, tutto questo è merito vostro, non fate altro che gasarmi e così, come ho detto, mi aiutate a portare sempre più contenuti di qualità ma soprattutto succulenti, e stanno arrivando delle collaborazioni molto molto interessanti, quindi mi raccomando restate sintonizzati. Detto ciò, non ci resta che allacciare il casco, mettere la giacca e andare a provare questo KTM tra le strade di montagna e, perché no, anche in città. Andiamo! Ed eccoci in sella a questo KTM 690 SMC. Bene, iniziamo subito a parlare del comfort alla guida. Intanto ci troviamo in trasferta, quindi non siamo sulla nostra solita strada di curve, ci stiamo dirigendo. Non appena sono salito in sella, in realtà mi aspettavo di toccare molto a fatica la moto, dato che sono abbastanza basso. Non è stato affatto così, nonostante abbiamo una sella alta. Questo grazie alle sospensioni dalla lunga escursione. Una volta seduti, la moto tende un po' ad abbassarsi e ci tocco in modo quasi generoso. Inoltre la moto è molto molto snella, stiamo parlando di un supermotard stradale, snella ma soprattutto leggera, perché pesa solo 160 kg, quindi le premesse ci sono tutte. Tra l'altro seduta ovviamente alta, manubrio largo, bello caricato sull'anteriore, presupposti per una guida teppistica in strada, sempre ovviamente osservando i limiti, o meglio cercheremo. Detto ciò, primissimi metri la moto la sento agilissima, sella devo dire poco imbottita, ma ovviamente per la destinazione d'uso di questa moto non si può pretendere chissà cosa. Pedane parallele al suolo per fare proprio una guida stile motard con la gamba fuori. In realtà si potrebbe guidare in entrambi i modi, sia con ginocchio che con gamba. Motore devo dire me l'aspettavo brutale, in realtà non è affatto così. Motore appunto 693 cc per 74 cavalli circa, monocilindrico LC4, ovviamente KTM, monocilindrico che vanta di essere il più potente sul mercato. Dicevo, mi aspettavo un'erogazione brusca, in realtà non è affatto così, che tra l'altro per una guida cittadina credo sia veramente la moto adatta, perché nonostante questa per ora è originale Euro 4, non scalda per niente, leggera, agile, sguscia che è un piacere. Abbiamo la complicità di questo motore molto molto elastico. Inoltre reparto tecnologico veramente molto molto minimal, con questo display monocromatico piccolo che ha giusto le informazioni necessarie, ma veramente minimal, molto molto stile anni 90, dove mi indica l'orario, la velocità, la marcia in cui stiamo, e quest'altro piccolo, se vogliamo chiamarlo display, mi indica la mappa inserita ed il controllo di trazione, che ricordo
si può inserire e disinserire proprio per fare la guida ignorante. Ovviamente abbiamo l'ABS, che anche questo si può disattivare soltanto al posteriore proprio per fare le sgumme. Ora abbiamo mappa, come dicevo, abbiamo due tipi di mappe: mappa 1, quella un po' più dolce, e mappa 2, quella un po' più spinta e sportiva. Acceleratore elettronico, insomma, quello che serve c'è, ma questa moto, come potete capire, è di sostanza ciclistica. Anche qui abbiamo un reparto degno di nota, a partire dall'impianto frenante Brembo, ovviamente con un disco generoso all'anteriore proprio per fare delle belle staccate, sospensioni VP Apex regolabili, praticamente un super motard con targa e frecce, diciamo un po' addomesticato. La frizione noto che stacca molto molto in alto, bisogna farci un po' l'abitudine, e la moto, devo dire che nonostante il comando del gas elettronico a filo di gas non strattona, mi dà veramente una buona sensazione. Ah, e dimenticavo, ovviamente abbiamo anche il cambio elettronico sia in salita che in discesa. Unica pecca, Euro 4, abbiamo questo mega scarico che rende la moto praticamente un aspirapolvere. Difatti l'amico che ci ha concesso questo gioiellino ha appena ordinato lo scarico, e credo che qui con lo scarico la musica cambierà, e come se cambierà. Ritornando a parlarvi delle sospensioni, devo dire che per la città, in questo breve passaggio che abbiamo fatto in città, sono tarate abbastanza bene. Me l'aspettavo bella rigida, invece hanno un'ottima escursione, infatti copre le buche molto molto bene, non si salta. Curioso adesso di vederla su una strada appunto di curve, dove si effettueranno dei trasferimenti di carico importanti per affrontare le curve. Iniziamo un po' a vedere come si comporta. Mamma mia, la coppia migliore zona bassa del contagiri, medi molto molto interessanti. Mamma, come sta bella ferma. Nonostante, come dicevo, le sospensioni hanno una lunga escursione, nei trasferimenti di carico non si accusano particolarmente. Purtroppo la strada non la conosciamo, non possiamo spingerci più di tanto, ma mi piace tantissimo la frenata di questa moto, precisa e dire poco. Ma poi come entra in curva in modo aggressivo. Perfetto stile motard. D'altronde questo tipo di strada è praticamente la strada perfetta per questa moto. Esce di curva in modo aggressivo. Leggerezza imbarazzante. Ma poi mi piace come ti porta fuori dalla curva. Questa praticamente, togliendo il controllo di trazione, sarebbe sempre su una sola ruota. Sono molto molto precise. Partito prevenuto, perché motore monocilindrico, mi aspettavo delle vibrazioni alquanto fastidiose, stile CRF se vogliamo. Invece questa moto non vibra quasi per nulla, molto molto bene, che la dice lunga per anche l'utilizzo di tutti i giorni. Ora la proviamo un po' sul raccordo e vediamo come va. Intanto abbiamo già messo la sesta. Il vento arriva da tutte le parti.
ma ovviamente lo sappiamo che la moto non è destinata per questo uso. E quindi, volendo riassumere questo 690 SMCR, la posso definire una moto perfetta nel misto stretto, altrettanto ottima per guidarla in città perché non affatica assolutamente, che poi in realtà, se vogliamo, si potrebbe anche definire una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché se vuoi fare una guida sportiva la Supermotard permette di farla, e se vuoi semplicemente passeggiare te lo concede tranquillamente. Intanto, ragazzi, questo breve test ride sta volgendo al termine. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like e fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate di questo KTM 690 SMCR. E ovviamente non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Da Domenico è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.